bambina di 14 mesi che non voleva mangiare, questa maestra che tirava i capelli di questa bambina perché aprisse la bocca e con un cucchiaio con forza dava il cibo a questa bambina, dando oltretutto schiaffi e percosse. È il segno dei tempi brutti che viviamo. Se accade tutto questo, è evidente che ci sono messaggi sbagliati, è evidente che non c'è più una idea legata al buonsenso, una idea legata all'amore per le cose buone, una idea legata alla difesa della vita, alla difesa dell'infanzia, alla difesa dei deboli. Quando una maestra, una donna di 41 anni, 28 anni, riesce a fare queste cose, quello di dare botte ad un piccolo esserino di 10 mesi, di 14 mesi, non è soltanto un criminale, è un qualcosa che rasenta la follia, rasenta la pazzia, è una criminalità furiosa, è qualcosa che non possiamo mai accettare. E perché io credo che a sbagliare non è soltanto quello che viene all'interno di una struttura pubblica, sbagliare a volte è anche la famiglia, sbagliare a volte è anche quello che è il ruolo dei mass media, sbaglia la televisione a volte, quando non riesce a lanciare, a dare messaggi buoni. Noi siamo qui a Telefoggia, viva Dio, e da quando abbiamo dato una svolta abbiamo cercato sempre di essere una televisione che si lega al buon senso, ai sentimenti buoni, che cerca di essere la televisione della buona famiglia. Questi sono i messaggi che devono venire fuori dai mass media, dalla televisione, dai giornali. Non avviene tutto questo. Gli orrori che vediamo non solo al cinema, ma anche alla TV di Stato è qualcosa che crea una deflagrazione nel cervello, nella coscienza dei più deboli, dei più fragili. E allora anche una donna di 40 anni, di 41 anni, riesce a ritenere che è possibile bastonare, dare botte, creare situazioni di violenza nei confronti di una bambina di 14 mesi. Questo è un tempo delle cose che noi non possiamo assolutamente accettare. Questo è qualcosa di intollerabile, che è fuori da un disegno delle cose che vogliamo che ci siano in una società buona, che è quella del nostro paese. I canoni, le regole, del buon senso, quelli che sono oltretutto le situazioni che portano a stare insieme, cercando la comprensione, la tolleranza, cercando il rispetto. Sono queste le cose che noi inseguiamo e che la stragrande maggioranza degli italiani vogliono. Ma in televisione vediamo la rissa, in televisione vediamo l'offesa, in televisione vediamo eventi raccapriccianti, eventi violenti. È un segno di una situazione, di un tempo che assolutamente non solo non condividiamo, che non accetteremo mai, 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 mai. Chi è rimasto a fare da baluardo? È rimasta la Chiesa, è rimasta la morale cristiana, è rimasta la parrocchia, è rimasta segno tangibile di atti di generosità che la brava gente pone in essere quotidianamente, ma a volte anche questi fatti non sono più sufficienti. Se è vero che a Pistoia accadono atti di violenza, atti di criminalità anche in un asilo nido.